tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder. Da qualche parte ci sarà uno Xuder che apparirà, ragazzi, e oggi vi do il benvenuto al video numero 2 dedicato all'aggiornamento di What the Hen. Allora ragazzi, abbiamo già visto ieri le modifiche che sono state e che verranno apportate per chi ancora non ha l'aggiornamento sul proprio dispositivo relative alle abilità dei paesani. Abbiamo visto quante modifiche sono state fatte, quante abilità sono state eliminate da molti degli eroi dei paesani che cambieranno radicalmente il gameplay, speriamo anche con l'introduzione delle PvP, player versus player in tempo reale. Allora ragazzi, oggi invece andiamo, ovviamente lo state già vedendo, non c'è bisogno che ve lo dico, nella fazione dei nani. Vediamo le modifiche che sono state apportate nella fazione nanica. Andiamo ad aprire subito la nostra Denshi dorata. La vedete sopra di me, ragazzi, questa è come la conosciamo tutti, tre le abilità per lei. La prima è la pozione, che si chiama nel dettaglio l'alchimista, che rilascia una pozione all'evocazione e a volte può uccidere l'eroe. Livello 10, intossica, che è una delle abilità del maestro avvelenatore, non mi ricordo come si chiama, e resurrezione, tre abilità, addirittura a livello 30 può rievocare un eroe amico. Andiamo a vedere invece, ragazzi, nel nostro aggiornamento che modifiche sono state fatte. Come vedete, cambia completamente, ragazzi, lo vedete qua, cambia completamente Denshi dorata e ha un'unica abilità, ragazzi, che dovrebbe essere l'area curativa, quindi diventa a tutti gli effetti un curatore e con l'abilità che si sblocca subito al primo livello può curare una serie di eroi attorno a sé. Andiamo avanti ragazzi, seconda carta, la Berta, ragazzi, la Berta, una delle carte più discusse di tutti gli aggiornamenti che sono stati rilasciati da un mese a questa parte su What the Hen. Con l'aggiornamento che tutti abbiamo adesso, sicuramente la Berta non danneggia più l'evocatore. Come vedete, infatti, le quattro abilità che le sono state assegnate sono quella del respingimento, il rallentamento, la velocità più 50% se non ricordo male, e a livello 30 un altro rallentamento, no scusate, ora questa cos'è? Respinge ogni nemico colpito, scusate, la seconda abilità, la quarta è il rallentamento, 30% di possibilità di rallentare i nemici. Vediamo invece la Berta nuova, ragazzi, guardate la Berta nuova, ragazzi, due sole abilità, tra cui una nuova che già avrete visto sicuramente nel video tutorial che vi ho pubblicato sulle nuove abilità. Andiamo a vedere che cosa ci dicono. Cavalca barile esperto, ragazzi, respinge ogni nemico colpito, questa già ce l'aveva, ma l'abilità, ragazzi, che viene aggiunta nell'aggiornamento, tada, Summon Overlower, che dovrebbe essere danni all'evocatore, non ricordo, cioè causa meno danno all'evocatore. Quindi ragazzi, la Bertona torna a danneggiare l'evocatore, può rientrare come ultima carta che va a chiudere qualche combo giocata attualmente. Purtroppo dovremo trovare qualche altra soluzione, perché verranno fatti delle modifiche anche a Muzzi. Cuore infranto, carta numero 3, ragazzi, andiamo subito a vederla, il nostro spinoso, lo sappiamo bene, ragazzi, guardate invece già il nuovo spinoso, sbagliato ad attaccare, ragazzi, modifiche radicali anche per lui alle abilità, ragazzi. Le prime abilità erano quelle dei razzi, come Muzzi, cioè colpisce lo stesso nemico per 3 volte. Abilità numero 2, il respingimento, cioè ridà il 100% di danno subito all'attaccante nemico, e a livello 30, ragazzi, nella zona la velocità di attacco viene aumentata del 100% fino a un massimo del 200%. Andiamo invece a vedere, ragazzi, il nostro nuovo spinoso, e come vedete, ragazzi, l'abilità che gli viene assegnata, escludendo tutte le altre, è nuova anche questa e si chiama Puff Puff, attacca due bersagli nello stesso momento, quindi non è nient'altro, ragazzi, che una roba simile a quella dei razzi, solo che al posto che colpire lo stesso avversario per 3 volte ne attacca 2 contemporaneamente, quindi anche questo spinoso da rivalutare per gli attacchi a distanza. La nostra Gina motociclista, ragazzi, mamma come stiamo andando giù veloci, sono tantissimi nani, ragazzi, nani ovunque. La nostra Gina, ragazzi, 4 le abilità per lei: il respingimento, la mazza elfi, la sorpresa, che è quella che danneggiava i nemici avvelenati, e il benedetto dagli dei, cioè ogni tanto diventa il vulnerabile. Vediamo come viene modificata, ragazzi, anche qua estremi cambiamenti per la Gina, ragazzi, gli vengono tolti
volte tutte quelle abilità appena elencate, rimane una nuova abilità che in realtà conosciamo, che è nella zona, cioè la Gina. Adesso, ragazzi, può avere la possibilità di attaccare al 100% di velocità in più o addirittura al 200%. Beh, ragazzi, siamo arrivati già a 4 carte sulle 2 miliardi che sono state fatte per la fazione nanica. Ditemi qua sotto, ragazzi, come vi sta sembrando questo aggiornamento anche per i nani. Ragazzi, ieri mi avete scritto in tanti per quello dei paesani, fatemi sapere anche oggi per quello dei nani che cosa ne pensate. Andiamo a vedere la nostra Gretta verde, ragazzi, la Gretta nella vecchia versione, no, questa sbaglio, sempre quella nuova, ragazzi, i grandi problemi nel sbagliare, ragazzi, nella vecchia versione, tre abilità, la prima è l'avvelenatore, che dà il 50% di possibilità in più di avvelenare i nemici, l'ammazza elfi, 30% in più di attacco sugli elfi, e a livello 30, ragazzi, il tossimago esperto, cioè aumenta tutte le abilità di avvelenatore. La nostra, e ciao, dove siamo andati, sempre goloso di soldi, la nostra Gretta da lì, ragazzi, diventa così, come vedete, le rimane una sola abilità, che è quella dell'avvelenatore, ma guardate, ragazzi, ve l'ho già detto l'altro giorno, l'avvelenatore avvelena gli eroi nemici per 3 secondi nella nuova versione di What Then. Quindi anche questa Gretta, ragazzi, cambiata completamente, adesso ha la possibilità di avvelenare i nemici per 3 secondi ad ogni attacco. Andiamo nell'Ermanno, l'Eremita, ragazzi, carta usata non tantissimo nell'ultima, cioè nella vecchia versione, ha l'abilità che dovrebbe essere, non ricordo, colpi bassi, ha il 30% in più di possibilità di applicare uno stordimento, ragazzi, e se andiamo a vederlo nella nuova versione non è stato cambiato, a meno che non abbiano fatto modifiche sull'abilità. Stordimento cambia, infatti, ragazzi, cambia, viene modificata anche questa abilità, ragazzi, stordimento, ogni attacco, ogni terzo attacco stordisce per un secondo e mezzo, quindi lo andremo a vedere anche questo. Ah, ragazzi, una delle carte preferite da Charged Monkey, ragazzi, la Malatorta. Perché è una delle preferite? Perché continuano a rilasciare codici che danno Malatorte, vogliono vederla giocata un po' come volevano fare col Boia in Clash Royale qualche mese fa. Vedremo se ce la faranno. 4 abilità per la vecchia Malatorta, ragazzi, il respingimento, il sorpreso, se non ricordo male, che esplode appunto quando gli passa sopra qualcuno, la palla demolitrice che rimanda indietro i nemici che hanno attaccato, e l'intossica, cioè la percentuale di creare veleno all'eroe nemico. Andiamo a vedere questa nuova Malatorta, ragazzi, viene leggermente modificata, di nuovo respingimento, di nuovo l'abilità sorpresa, ovviamente, vediamo se è uguale, non attaccabile, infatti questa non è stata toccata, ma gli viene data l'abilità già vista prima per Berta, ragazzi, cioè la Malatorta può andare a danneggiare l'evocatore nemico, ragazzi, quindi si potrebbe usare, ve la butto lì, in combo col tornado ad esempio. Mamma mia, ne mancano ancora 5, ragazzi, ci prendiamo una pausa, dove voglio ricordarvi di lasciare un bel like, mi raccomando, per questo video, mentre ci riposiamo un secondo, ragazzi, lasciate il like, dai dai, che così andiamo avanti con questi video dedicati all'aggiornamento pezzo per pezzo di What The N, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ragazzi. Andiamo a vedere una delle mie carte preferite, Manny la Talpa, in questo livello dove ce l'ho io, nel primo profilo livello 6, si chiama Manny Quarterback, ragazzi, e come vedete anche per lui 4 abilità, il respingimento, il mortaio, cioè attacca le truppe a caso durante la partita, la palla demolitrice che respinge con l'attacco, e la velocità, che in realtà si chiama nella zona l'abilità, ha il 100% di velocità in più o a volte il 200%. Andiamo a vedere questo Manny Quarterback, mamma mia, ragazzi, completamente ripulito dalle abilità, ragazzi, Manny Quarterback viene completamente ripulito dalle abilità, forse perché è ritenuto troppo OP. Effettivamente era una carta molto molto forte. Altra carta molto simpatica, ragazzi, Lattina Tascabile, anche per lei, ragazzi, completa ripulitura delle abilità, non ne ha neanche una, mentre nella vecchia versione aveva addirittura 3, la furia, quella che la fa infuriare per un tot di tempo, il contrasto respingimento, cioè diventa immune a qualsiasi effetto degli incantesimi, e l'esecuzione, cioè può shottare un nemico se ha meno del 30% di vita. Ripulita, ragazzi, andate a vederla così, no? Questo va girato così e questo così. Prot! Andate a vederla così, ragazzi, Lattina Tascabile anche per lei. Sostanziali, sostanziali cambi. Ah! Attenzione, ragazzi, arriviamo ad un'altra carta molto interessante per questi mesi di What The N, che è Rosy la Rossa, ragazzi, cattivissima alla versione attuale, ragazzi, 4 abilità per lei, quella che fa infuriare, il danno migliorato per gli eroi nemici avvelenati, la furia di massa che si chiama frenesia, no scusate, questa è la frenesia fa
infuriare un eroe nemico. Questa è la frenesia singola e poi anche la frenesia di massa, cioè si fa incazzare tutti ragazzi e fa sui disastri. Vediamola la nuova Rosy, speriamo. Tolgono tutto alla Rosy, ragazzi, tolgono tutti, le lasciano una nuova abilità che si chiama uscita rabbiosa, ragazzi, lascia l'incantesimo furia alla sua morte per 6 secondi. Interessante, interessante. Cioè, ogni volta che muore Rosy, ragazzi, rilascia per 6 secondi la furia per l'aria intorno ai nemici. Andiamo, andiamo, andiamo avanti come i pinguini nel Nord Africa, ragazzi. Vediamo, so dove li ho visti i pinguini nel Nord Africa. Polly Pocket, altra delle carte infami, ragazzi. 4 abilità per lui, quello che sciotta l'ultimo nemico appena posato. Palla demolitrice, respinge l'attacco, i nemici con l'attacco a livello 9. L'ammazza giganti, cioè al 30% in più di attacco verso le truppe grosse. E anche per lui nella zona a livello 12. Andiamo a vederlo invece qua, ragazzi, nella nuova versione di Polly Pocket. Grandi cambiamenti, ragazzi, anche per Polly. Via tutte le abilità, via 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 tutte le abilità. Tiratore scelto, mira sempre il nemico più lontano, gli viene lasciata solamente l'abilità di tiratore scelto. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, abbiamo la Betty Blue. La andiamo a vedere nella vecchia versione, ragazzi. Ma 2500 abilità per la Betty, ragazzi. L'evocazione, cioè il risorgimento, non mi ricordo come si chiama. Resurrezione, risorgimento c'era negli anni che furono. Resurrezione, cioè evoca un eroe nemico a caso. Curatore, cioè cura. Resurrezione di massa, cioè può evocare più di un eroe. C'ha anche il succhiavita come penultima abilità, che riprende il 25% del danno subito. E poi c'ha l'incantesimo cura di massa, credo. No, è infuriato, più 50% di velocità di attacco quando è un po' così e cos'ha. E andiamo a vedere la Betty, ragazzi, invece nella versione nuova. Vediamo cosa le hanno fatto. Cambiano anche qua, ragazzi. Via tutte le abilità per la nuova Betty, ragazzi. Andiamo a vedere. Gli lascia ogni... aperta parentesi, counter attacco. Ogni terzo attacco stordisce per 2 secondi, ragazzi. Quindi cambiamenti. La Betty Blue era veramente troppo forte. Cioè, non è che puoi evocarmi degli OG sotto il mio evocatore a livelli improponibili. Quindi, ragazzi, la Betty notevolmente riequilibrata, ragazzi. Wow, è stata una cavalcata peggio di quello di Varen quando andava nel circuito ovale, ragazzi. Spero che questi nuovi aggiornamenti sulle carte della fazione dei nani vi siano piaciuti. Io lascio la mia opinione ai vostri commenti e poi andrò a rispondere su YouTube. Appena c'ho un secondo. Io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e anche lasciate un bel like. Noi ci vediamo presto! Ciao!